Salute, viandante! Vuoi sapere qualche segreto della zona? E ora parliamo del mio compenso. 30. Diamiglieli. Attrezzatura, libero di sapere. Magari è libero di sapere qua. Libero di sapere. Il punto sulla mappa è un luogo che conosco. Sì, questo è il trono delle frecce sacre. È stato aggiunto questo. Io gli ho chiesto un libro del sapere. Crede che non c'è un libro del sapere? Comunque vediamo un attimo. C'è proprio una sincronizzazione qua. Andiamo a fare la sincronizzazione. Ma possiamo chiedere anche altro? Per adesso non ho altre. Vabbè, quindi bisogna stare attenti a cosa si sceglie. Immagino che sarà sopra. Questo cos'è? Questi compiti sono così facili che li farei io, se ne avessi voglia. Missione giornaliere. Ah, ok. Quindi torna quando ti pare. È un sostituto di quell'altro. L'aveva anche detto, ma è la prima volta che... Ops. Non sbaglio, mi sembra meno agile di quelli che c'erano in precedenza. Più leggermente un pochino più lento mi sembra, o è una mia a salire, intendo. È di fieno o no? Non sono così sicuro, eh. Moriamo, dai. Ah no, è qua, guarda qua. Ci ha pensato lui. Bene, perfetto. Volevo vedere, infatti non è di fieno. È andata bene. Qui c'è una chiave. Vuoi vedere la chiave? Mi piace quando trovi così. Chiave della chiesa. Apre la porta della chiesa di Northwick. Se questa è la chiesa, non vedo che senso ha. Magari basta tornare il giorno dopo, magari ci dice altre informazioni, non lo so. Adi. Intendiamo. Sì, beh, finora siamo andati senza potenziamenti. No. Anche per quello che probabilmente abbiamo fatto fatica. È chiaro che se mettiamo già sul set diverso, quello di Twitch, anche senza potenziarlo. Ma è di qui o? Non siamo stati noi. Bella qua. La vostra gente ha già devastato questa terra. È suggestivo questo. Anche noi viviamo qui, idiota. Anche noi ne soffriamo. Voi vivete qui perché ci avete rubato le terre. Qui ho costruito la mia casa. Il clan di Rued ha attaccato anche noi. Oh, sei fortunato ad avere ancora una casa.
La mia è stata bruciata anni fa. E indovina da chi? Signori, vi prego, non importa se danesi o sassoni, vogliamo tutti la pace, campi fertili e case sicure, senza dover vivere nella paura di Rued. Finché loro non riprenderanno a razziare. Che assurdità! Questa è la loro casa, e la nostra. Il futuro deve unirci, non dividerci. Che mi dici di questi razziatori danesi? Cosa pensi di fare? Quando sarò re, io... Quando sarò vostro re, sistemerò le cose. Tu sarai re quando io sarò un troll con le ali. Lui ci ha provato. Più deciso. O cagano o non ti cagano. Una disputa tra danesi e sassoni non sempre si risolve bene. Dici che sia risolta bene? Una disputa che non sfocia nel sangue è sempre meglio di niente. Una visione alquanto violenta. Sono Eivor, del clan del Corvo. Tu sei Oswald? Sono io. Non sei qui per uccidermi, vero? Uccidere il re non è mia abitudine. Ma mi piace conoscerli. Sono Oswald, sì. Ma non so ancora per quanto. Dunque, che è successo qui, Oswald? Un clan guidato da un danese, Rued, ci ha attaccati. Da qualche tempo razziano fattorie e villaggi in tutta l'Anglia orientale e si fanno sempre più audaci. Sanno che è la terra di Halfdan. Certo, ma non gli importa. Il loro caos ha afflitto anche le mie terre. Voglio assicurarmi che non accada mai più. Ho saputo che sei l'unica ancora di salvezza a cui aggrapparsi. Una volta re, potrai unire tutti i sassoni ai danesi pacifici. Un fardello leggero, non trovi? E chi dovrebbe portarlo, se non un re? Viaggia con me, Eivor. Discuteremo del mio futuro sulla via di casa. Che affari ti portano, Elmenham? Il mio matrimonio. Elmenham ci proteggerà mentre prepariamo la mia cerimonia con Valdis. È una cugina di Halfdan. Bene. Un'unione adatta a forgiare una forte alleanza. Qual è l'intoppo? L'intoppo? Non ho ancora il permesso di sposare Valdis. I suoi fratelli mi disapprovano. Che c'è a fare questo, questa specie di suoni di fabbrica in sottofondo? Rallenta. C'è qualcosa di strano. Rallentare come si fa in realtà? Aspetta, c'è del fumo più avanti. È Beatri. Forse sono gli stessi. A parte mollare il pad. Rimani qui, darò un'occhiata. Sono tutti là. Perché non gli ha fatto un cazzo? Non ho capito. Vabbè. Facciamo così un attimo. Ti faccio fumetti! Colpite di sorpresa! Soffrirai per questo! Vedi che non l'ha ammazzato comunque. Ha una certa potenza evidentemente il lupo. Ma dai. Oh,
ultimo di questi maiali codardi. Oswald sarà contento di saperlo. Mi piace perché troviamo la chiave così. Aspetta, sappiamo che c'è la chiave qua. Oppa, Zona vietata, vabbè. Preghiera di una moglie, Edgar. Sono trascorsi giorni da quando Alder è andato a sorvegliare i razziatori vicini alla nostra fattoria. Confido che Dio lo proteggerà, ma sono preoccupata. Se esci nei campi, fai attenzione. Da una marea di rune inutili, minori. Sarebbe interessante se si possono unire in qualche modo. Poi se no non... Di Ruet. Hanno ucciso tutti. Che Dio li accolga. Devo rientrare. Mi attende un altro vano tentativo di convincere la famiglia della sposa. Tira fuori un po' più di grinta e forse inizieranno ad apprezzarti. Sì, mi spiace. Sono solo scosso. Se ti unissi a noi per cena, forse saranno più ben disposti. Pensaci, la mia porta è aperta. Ci vuole più di un banchetto per impressionare un danese. Se vuoi essere uno di loro, dovrai diventare un danese tu stesso. Sposerei anche un troll per aiutare il popolo di questo regno. Dimmi cosa devo fare. Vedrò come posso aiutarti. Splendido. Vieni a trovarci a Elmenham appena puoi. È peggio di quanto temessi. Partecipa alla cena di sera. Adesso è sera. 540 metri. Ah, sì, mi sono dimenticato che... Adesso non mi ricordo. Cioè, di solito... c'era scritto... di solito non la leggo anche perché dalla risposta si capisce cos'era. Sostanzialmente ho detto che non basta... Non basta fare la cena così. Devi essere come un danese, insomma, devi fare qualcosa di più. Comunque ci ha invitato a cena sostanzialmente. Vediamo un attimo. Immagino che abbia aggiunto lui. Oswald. No, facciamo prima Finn. Finn, reggente danese. Guardando Finn, verrebbe da chiedersi cosa passasse nella testa di Alfadan per lasciare il fato dell'Anglia orientale in mano a un uomo del genere. Qualunque reggente... no, se metto la telecamera di là copro a volte, rischio di coprire i sottotitoli. Comunque adesso ci presterò più attenzione, però te lo ripeto, non ho mai ritenuto molto importante perché comunque cioè, si sente la risposta, no? Si capisce comunque dalla risposta. Fu a lungo reggente dell'Anglia orientale, una terra a cui sembrava impossibile dare un re. A volte ero confuso e un po' perso, ma non si arrese mai. Se la metto a destra, dipende da come lo guardi, sì, alla mia destra copro le selezioni delle skill. Non sono così importanti, si può dire che non sono così importanti se ci penserò su. Perché cioè, l'ho messa lì per un compromesso, capito? Perché così si vedono comunque le skill che ho
in teoria quello che seleziono, anche se pure lì in realtà c'è da dire che quello che hai selezionato si vede. Non so, tu cosa dici? Se vuoi copro quelle. Me l'ho messa lì, avevo aspettato apposta di andare avanti per vedere fin quando non mi dava quell'add lì, quel particolare lì. Non so, tu che mi stai guardando, dimmi te se ti dà... Sì, la cosa che dovrei fare è leggere l'ultima. Getto un occhio, perché a volte non è coperta. E quando è un po' lunga che è coperta, ma non è sempre coperta. Dunque, a volte era confuso e un po' perso, ma non si rese mai. Oswald fu un tegne di Norfolk, un titolo nobiliare inferiore al re dell'Anglia orientale, come i conti e i baroni delle epoche successive. Ok, quindi non... prima che venissero chiamati conti e baroni. Dovette fare un'opera di persuasione prima di offrirsi come successivo re dell'Anglia orientale. Una proposta audace, considerando che i danesi avevano trasformato quelli prima di lui in puntaspilli. Onesto e sincero, Oswald sapeva bere dal calice del potere senza ubriacarsi troppo. Undici salute. Vabbè. Niente, partecipa alla cena di sera. Andiamo. Cos'era? Ma un pezzo di polso. Ah sì, adesso vediamo. In realtà non ho così tanto voglia di sprecare risorse che possono essere utili per cose di più importante. È quello che sembra qui. Quello che mi sembra è forse la potenza dell'arma. Questo Oswald si è dato da fare. Oswald è lì. Parliamo fianco a lui. Queste sono cose assurde. Lui avrebbe dovuto sparire. Vediamo. Guarda, un danese solitario. Non mi piace. Sei gentile, come Cristo. Miei cari ospiti. Questo è un giorno di pace e fratellanza. Vi ho convocati qui per esprimervi gratitudine e mostrare generosità. Finnir, mio reggente, gli onorevoli fratelli Brotir e Broder, e la Brother and Broder, futura sposa, Valdis. Avrai nostra sorella perché Halfdan lo ordina. Ma noi non verremo a letto con te, chiaro? Brother, questo... L'ultimo re sassone che abbiamo appoggiato non era smidollato quanto te, eppure abbiamo perso centinaia di uomini per salvare il suo inutile culo. Broti! Se vuoi mancarmi di rispetto, devo pregarti di andartene. Questa è casa mia. Non voglio essere insultato. Sei qui per lui? Per sostenere questo Thane senza palle e caca sotto? Perdonami, hai detto qualcosa? Ti annoio, morso di lupo? Sono qui per proteggere il clan. E se significa aiutare il vostro re, beh, allora vorrà dire che lo farò. Sarebbe meglio incoronare il trono. Tanto è un pezzo di legno proprio come il re. Sarebbe meglio non contare su chi ha paura di Rued e del suo clan. Voi due parlate di palle. A me sembra sia ciò che manca a entrambi. Frena la lingua, morso di lupo, o te la ritroverai strappata! È così facile ferirti con le parole. Immagina quali danni farebbe la mia ascia al tuo flaccido orgoglio. Il mio flaccido cosa? Vi prego, fermate! Sei sordo? La pagherai! Ci ha dato dei flaccidi! Flosci, deboli, rammolliti. È ridicolo, assurdo.
Oh cazzo, a un millimetro me l'ha fatta quella cosa lì. Che stronzo. Se le fanno quando sei attaccato praticamente. Devono ricaricare un po' il vigore. Anche se non pericoloso, non mi sembra affatto. Io non ci fanno un cavolo. Le ultime parole famose. No, no, facciamo prima l'altro. Dai. Se mi ha rotto le palle, non mi ha lasciato tutti quanti. Ci siamo divertiti abbastanza. Ora capisco perché l'Anglia orientale versa in questo stato. Sei un debole, pecoraio. Il tuo amico Norreno non può farci niente. Staremo meglio senza un re. Come non può farci niente? Che cazzo dici? Bene, tutto finito. Preferisco i miei sogni assurdi a queste risse da taverna. Che spreco di tempo e buon idromele. I fratelli non appoggeranno mai la mia ascesa. Questa danza è solo all'inizio, Oswald. Riposati, dovrai essere in forma. Vediamo se riusciamo a far crescere... Abbiamo molto di cui discutere. Sto ragazzo. E Eivor, se mi aiuterai a sistemare questa situazione, l'Anglia orientale sarà tua alleata. Questa è una promessa. Mi sono immaginato di essere lì a dormire. Con la paglia, il legno, il caldo. Sembra che anche gli odori in realtà, però... Dobbiamo fare razioni, talenti. Prendiamo anche questo e poi andiamo giù. Ok. Codice. Brother and brother, se fanno le stampanti. Rozzi danesi con molto da dimostrare. Brotir e Brother all'inizio sembravano sgarbati e odiosi, ma stavano solo proteggendo il loro clan e la loro sorella. Volevano assicurarsi che il futuro marito di lei fosse all'altezza di diventare re e governare le tormentate terre dell'Anglia orientale. Di futura regina dell'Anglia, lei sembrava carina, decente quantomeno rispetto futura regina dell'Anglia orientale. Valdis non era l'ennesima bella pedina negli intrighi politici e uomini. Questa guerriera danese riusciva a guidare il proprio clan malgrado l'incompetenza dei fratelli e l'intromissione degli altri capi militari. Il valore di un Norreno, trova Oswald e parla con lui. Sì, la pettinatura no, però perlomeno nell'inquadratura
qua vicino. C'è da sincronizzare là e anche qua. E anche questa Anglia orientale è abbastanza grande come regione. Per esempio l'Essex è piccolo. Questo è ancora più piccolo. Perché non si vede sulla mappa? Qua. Ripulite la casa lunga e svegliate i miei fratelli con l'acqua più fredda che riuscite a trovare. Eivor, lieta di vederti. C'è davanti la donna, guarda che non è, ma cos'è? È cieca. Tu sei la possente promessa sposa di Oswald, Valdis. Non sono sua. Questo matrimonio sarà un'alleanza. Nient'altro. Inoltre quell'uomo sa a malapena usare una spada o parlare con convinzione. Oswald ha molti talenti. Fare il capo non è tra questi. Eppure, tra tutti coloro che ho incontrato in questo luogo, lui sembra l'unico disposto a farsene carico. Ti lascio alle tue faccende. Puoi trovare Oswald al molo. Guardare il fiume lo rilassa, a quanto pare. Magari ci trova un'anguilla. Cambiamo le armi, perché Evil G rompe le palle. Sciabarbuta. Due mani. Questo 53, questo 57. Ah, scusa. Le abbiamo tutte e due, no? Sì. Qui non abbiamo ancora trovato un tessuto, cazzo. Vediamo dove sta babbeo. Trova Oswald, vabbè, ok. Ho bisogno dei tuoi occhi. Quando trova Oswald è così. Questa, ah, il molo è là, ok. Scusa, cioè, voglio dire, tu mi fai così. Forse vuoi semplicemente dire che quello è il, probabilmente è il, fammi dire, il centro dell'area. Per curiosità. Non è nemmeno il centro dell'area, il centro dell'area è dove c'è lui. Quindi, perché l'ha messo lì sottoterra? Ma è lui? Ma il contadino davvero? Sei un gran lavoratore, ma coi banchetti non ci siamo. Di certo non è l'ideale per un re. Hai ragione. Trovo grande conforto nel lavoro manuale, cosa che un re non dovrebbe ammettere. I fratelli ti hanno umiliato. Sta a te rispondere ai loro insulti. Non puoi ignorare questo affronto. Sei uno può non... una futile schermaglia con due bestie. Do più credito al verso di una mucca che ai loro insulti. Cioè, non è che devi per forza rispondere. Preparare un matrimonio e salvare un regno. Non ho tempo per gli stupidi. Hanno tradito la tua ospitalità, Oswald. Dalle mie parti è un affronto gravissimo. Sì, ma sembra una cosa anche da bambini, bene, però. Bene. Ecco l'impagato sassone che mette alla prova la mia pazienza. In realtà uno sicuro di sé se ne sbatte, no? Finner. Lo so, ieri non ho fatto una buona impressione, ma non temere, i danesi cambieranno idea. Sicuro delle proprie qualità, non fisiche necessariamente. Ma polso non hai. Se Halfdan giungesse, sarebbero guai. Direbbe, quest'Oswald è un re da pollai. Tu blateri e cianci di quel che non sai. È ciò che ti rende più stolto che mai.
Dammi un carisma. Che cos'è successo? Si chiama canzonare, Oswald. Si usano rime e ritmo per umiliare l'avversario. Ora prova a rispondergli. Povero sciocco, somigli tanto a uno straccio. Fai ridere i polli e rimi a casaccio. Non male, non male. Beh, sì, lo copro qua. L'ultimo è attaccalo nella sua dignità. Ridi il suo aspetto, ricordi di quanto è rozzo. La sua dignità a me mi sembra abbastanza salda. Proviamo comunque questo. Sotto quella scorza dura c'è un bimbo piagnucoloso. Sfrutta la cosa. Quando si vanta, colpiscilo nella sua dignità. Ah, ma parla di quegli altri là. Sono andato lontano. Ma sospinto dai venti? Okay. Del tuo deretano. Del tuo deretano. Oh, intendi le flatulenze. Andiamo. Vedi il suo aspetto. Quindi non appena si vanta, ricordagli quanto è brutto. Sono sceso dal nord come il vento invernale. O piuttosto una piaga che... somiglia a un cinghiale. Ah sì, molto carina. Che somiglia a un cinghiale. Ha il cervello di un cinghiale. Quando ti insulta, fallo sentire stupido. Io ti distruggo col mio fine ingegno. Eppure mi sembri un... una testa di legno. Sì, testa di legno. Oswald, ragazzo mio, senza il tuo corvo sei perduto. Non sarà mai un re degno. Per lui non c'è cura. Non c'è cura? Ridilo per quanto è basso. Forza, dacci dentro. Sì, ma anche Eivor non è che... D'esser danese, lui giura e spergiura, ma sembra più un nano e di bassa statura. Bravo, ben fatto. È rimasto senza parole per la bassa statura, ma bagnarle nel sangue. Distruggiamo i nostri nemici con le giuste parole. Hai un talento per le rime, lo ammetto. Ma come se la caverà la tua lingua contro il ferro di un'ascia? E lo stiamo facendo crescere. Scopriamolo, Finir. Ti sfido a un Holmgang. Stai scherzando, Oswald? È un duello per risolvere le dispute. Un Holmgang. Sì, un duello mortale. Allora, meglio parlarne. Troppo tardi, la sfida è stata lanciata. Ma un duello contro Finir non ti darebbe alcun onore. Combatterai con me. Un attimo, Detto questo... Non voglio certo uccidere un sassone per le strade di Helmenham. In casa, sì. C'è un'isoletta lungo il fiume, vicino a Sihenge. La sua acqua laverà via il sangue. Prepara il quadrato. Ci incontreremo là. Spero tu sia pronto. Devo esserlo. Dammi solo un momento per prepararmi all'idea. Non farci attendere. Non sarebbe degno di un re. Mm.